Il regista polacco Krzysztof Zanussi riceverà l'Eastern Star Award, il premio alla carriera del Trieste Film Festival. Giunta la 34esima edizione, la kermesse di Alpe Adria Cinema è stata presentata stamani e si terrà dal 21 al 28 gennaio fra il Politeama Rossetti, il Teatro Miela e il Cinema Ambasciatori. 9 i titoli che compongono il concorso lungometraggi, 11 quelli compresi nella sezione dei documentari più 6 fuori concorso, 17 i cortometraggi, confermate le sezioni fuori dagli schermi, e Wild Roses, regista in Europa, nonché il premio Corso Salani. Si comincia con un evento speciale. E il film che aprirà i concorsi sarà Il Boemo. Il Boemo è una coproduzione tra Repubblica Ceca, Slovacca e Italia. Tutto girato in Italia, in italiano, e racconta le avventure, le peripezie di questo grande compositore ceco, anzi boemo, Josef Myslivecek, che era coevo ai tempi di Mozart, molto richiesto all'epoca dalle corti e dai teatri. Detto di un omaggio a Kafka, della riflessione sul cinema ceco e su quello slovacco, della 13esima edizione di When East Meets West, di una riflessione sulle donne ucraine, dei numerosi eventi collaterali, resta da sottolineare la notevole presenza di prodotti realizzati in Friuli Venezia Giulia. E molti eventi speciali che vedono protagonisti i cineasti della regione Friuli Venezia Giulia. Avremo Andrea Magnani con La Lunga Corsa, Gigi La Legge di Alessandro Comodin, ma anche tanti cortometraggi, tra qui Margherita Panizzon con Come le lumache e Lorenzo Fabbro con Puyet, un documentario sul caso Rasman, Il nemico invisibile, insomma tanto tanto cinema anche del Friuli Venezia Giulia.